Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere come realizzare in modo semplice questi braccialetti. Ecco, adesso ho messo un po' più a fuoco. Allora, in pratica ciò che serve è un po' di cartoncino, forbici e filo. Io ho utilizzato ciò che avevo in casa, questo che è un filato riciclato da non so quale coperta che abbiamo sfilato, e questo è un filato che ho trovato in uno di quei giornali, di quelle riviste dove si impara più o meno a sferruzzare. Ho tagliato già sette fili, ne ho tagliati 3 di blu e 4 di rosa. Ho tagliato più o meno una cinquantina di centimetri, ho tagliato a occhio più o meno. Vediamo un po' come realizzarlo. Io sulla mia pagina Facebook già l'avevo fatto vedere che lo stavo realizzando e ho chiesto se volevate vedere un po' come realizzarlo. Mi raccomando, venitemi a trovare sulla pagina Facebook Riccioli Ribelli Family, di cui vi lascio in descrizione il link. Allora, procediamo. Allora, da un cartoncino ritagliamo un cerchio. Io bene o male vado a occhio. Lo potete tagliare dalla misura che desiderate. Speriamo mi venga abbastanza tondo. Insomma, ecco qua. Aggiustiamo un altro po'. Vabbè, ok. Allora, questo è il cerchio. Scusate, metto un po' a fuoco. Allora, adesso bisogna fare un buco al centro. Io, attenzione quando fate questi lavori. Ok, quindi arrotondiamo. Un buco al centro. E bisogna fare 8 incisioni. La prima a croce, quindi sotto, e giriamo sopra, a destra e a sinistra, e poi bisogna fare la metà della metà, quindi qua, non so se si vede nel video, qua e qua. Più o meno a occhio, non c'è bisogno di essere super precisi. Adesso magari con un pennarello vi evidenzio dove ho fatto i taglietti, così è più facile vederlo. Allora, io ho tagliato qua e qua, qua e qua, e poi ho fatto le rispettive metà. Ecco, ok, adesso si vede meglio. Allora, dopo che abbiamo preparato questo cartoncino, come noterete sono 8 segni, noi dobbiamo avere 7 fili. Io per fare un po' misto ho fatto 3 fili di un colore e 4 fili dell'altro, ho preferito mettere un po' più di rosa e un po' meno di questo viola. Vediamo un po' cosa viene fuori. Allora, in pratica, mettiamo da una parte i fili un po' tutti pari, lasciamo un po', perché poi ci servirà per fare la chiusura, e facciamo un nodo. Ok, adesso prendiamo questi e ne infiliamo, scusate la messa a fuoco, qui dentro. Ok, così il nodino deve stare qua, lo teniamo con le mani e iniziamo a mettere i fili sui tagliettini. Allora, io metterò alternato un filo rosa e un filo viola, un filo rosa e un filo viola. Ok, questo qua e questo qua. Ok,
li ho messi alternati. Noterete che sotto c'è uno spazio libero. Qui siamo sempre con il nodo in questo modo. Adesso è facile, bisogna tenere il cerchio con la punta libera sempre verso di noi e contare 1, 2, 3. Prendiamo il terzo, lo togliamo di qua e lo mettiamo sotto. Giriamo in senso orario, facendo andare di nuovo lo spazio vuoto verso di noi e contiamo 1, 2, 3. Stacchiamo e mettiamo qua. Giriamo e contiamo 1, 2, 3. E così via. Bisogna fare sempre questo lavoro. Io adesso magari velocizzerò un po' le immagini per farvi vedere come viene. Ogni tanto tiriamo un po' i fili perché un po' tendono a imbrogliarsi e continuiamo. Adesso svogliamo di nuovo un po' i fili, vi faccio vedere un po'. Guardate che carino, sta iniziando a venire fuori. Velocizziamo ancora. Guardate, guardate com'è bello. Questo si può fare anche multicolor, potete comunque utilizzare materiali di recupero, c'è veramente da sbizzarrirsi. Nel caso di questo che stavo facendo l'altro giorno, dovete pensare che, dato che volevo farlo viola e bianco per farlo ai maschietti, i miei figli, non avevo il filato bianco, ho preso questo cotone che comprai tantissimo tempo fa e che non ho mai utilizzato. L'ho fatto in quattro, infatti sono quattro fili e diciamo l'ho utilizzato al posto del filato bianco e sono riuscita tranquillamente a lavorarlo perché a quanto pare con questo metodo non si imbrogliano molto i fili sotto, sono molto facili da lavorare. Continuiamo. Teniamo i fili comunque un po' in tensione, perché altrimenti diventa lento l'intreccio, non viene ben stretto, ben tirato. Quindi io tiro un po' da sotto e quando metto questi li metto un po' tirati, senza esagerare naturalmente. Adesso si possono fare anche con magari filati fluo, codine di topo, tantissimi, tantissimi materiali, nastrini. Poi farò altri esperimenti per vedere se magari si riesce a inserire, che so, qualche perlina man mano. Vi farò vedere nei prossimi video. Quindi iscrivetevi al mio canale così riceverete tutti gli aggiornamenti. Ogni qua volta pubblicherò un video. Lasciatemi un like, naturalmente.
Naturalmente, se lo volete più sottile, dovete utilizzare dei fili più sottili, non certo la lana. Però già con la lana viene una misura buona, secondo me. Ok, allora io ho proseguito per un po', guardate quanto è lungo. Allora, io ho intrecciato una metà dei fili perché mi è avanzato questo, saranno 25 centimetri, quindi io sto facendo una misura per una bambina piccola. Considerate che, Marica, fai vedere, questo è il polso, la mia bimba ha 2 anni e mezzo, quindi per questa misura di polso va benissimo. Allora, quando abbiamo finito, possiamo staccare i fili e tirare fuori questo e qui fare, dividiamo i fili e ci facciamo un nodino. Ok, andiamo un po'. Ok, adesso tagliamo un po' di residuo, così. Ed ecco, questo è il braccialetto terminato. Marica, vieni, dammi il braccino che lo attacchiamo. Allora, guardate, questa misura è proprio preciso per lei che è piccola. Allora, a questo punto, adesso dividiamo. Marica, stai ferma, dai. Questi e questi. Così annodiamo un lato e annodiamo l'altro. Vieni qua, Marica. Allora, facciamo prima un nodino con metà. Perché altrimenti diventa troppo doppio. Nel frattempo è sottofondo che sentite, sono un attimo solo, facciamo anche qui il nodino, Marica. E abbiamo finito, hai visto? Fai vedere, vieni più qua col braccino. Ok, e quindi questi adesso si possono tagliare. E questo è il braccialetto. Vi piace? Marica, ti piace il braccialetto? Ok, allora mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al nostro canale e ciao a tutti. Marica saluta. Ciao a tutti!